lettera, ma ormai scriviamo solo email, vero? Però le nostre email spesso sono sempre più sofisticate, lasciano la veste di puro testo per indossarne una molto più elegante. È molto simile alla lettera di carta, a volte persino migliore, grazie all'HTML che è incorporato nei software di posta. Ma vorrei qui sottolineare soprattutto le somiglianze tra la lettera di carta e quella composta con del software e con del software spedita. Le regole di base, alla fine, sono le stesse. Allora, cosa dovete fare per scrivere una buona lettera d'affari? Tenete presente che normalmente in una lettera di questo genere si vuole informare il proprio destinatario circa qualche cosa, in genere un prodotto, un servizio che viene venduto e nello stesso tempo lo si vuole anche persuadere o convincere a comprare questo prodotto o questo servizio. Anzitutto siate molto brevi, mai più di una pagina, solita pagina in formato A4. Secondo consiglio, siate esaustivi nell'informazione, andate subito al punto. Terzo consiglio, siate molto precisi e corretti nell'informazione. Va bene promuovere un bene, un servizio, se stessi attraverso una lettera di presentazione. Però è consigliabile non introdurre dati che possono essere facilmente smentiti o contraddetti. Ogni dato fornito va documentato. Se si tratta di dati esterni, va precisata la fonte. Ultima, la cosa più difficile: tenere l'attenzione del vostro lettore. Cercate di fargli gli esempi giusti. Gli esempi giusti sono quelli che fanno sentire al lettore il fatto che voi che scrivete conoscete bene il suo mondo e quindi gli fate l'esempio più calzante. Potete sempre provare.